Quando pensiamo all'alchimia e alla trasmutazione dei metalli, ci vengono in mente racconti fantastici o cerchie così tanto esoteriche da essere per lo più completamente inaccessibili. Pochi sanno che a Roma, all'interno dei giardini di Piazza Vittorio, esiste l'unico monumento su cui è possibile leggere la formula alchemica della produzione dell'oro. Si tratta della cosiddetta Porta Magica o Porta dei Cieli. Tutto ciò che ci rimane della villa seicentesca del marchese Massimiliano Savelli Palombara, amico di Cristina di Svezia e membro del Cenacolo Alchemico di Via della Lungara. Tutti i simboli incisi sulla porta possono essere rintracciati tra le illustrazioni dei libri di alchimia e di filosofia esoterica. Nella parte centrale del frontone è per esempio ben riconoscibile il sigillo di Davide, costituito da due triangoli sovrapposti e iscritto in un cerchio, su cui corre l'iscrizione latina: Tre sono le cose mirabili: Dio e uomo, madre e vergine, Trino e Uno. La leggenda vuole che il marchese di Palombara incontrò un giorno un viandante alla ricerca di una misteriosa erba capace di produrre oro. Invitato a trascorrere la notte presso la villa, al mattino seguente del pellegrino non vi era più traccia, ma nella sua stanza vennero rinvenute delle pagliuzze d'oro ed una misteriosa formula piena di simboli che il marchese decise di far incidere su quelle che erano le 5 porte della sua tenuta. Questa di Piazza Vittorio è l'unica delle 5 porte che ci rimane ed è ancora iscritta lungo gli stipiti con una sequenza di simboli metallici associati ognuno al proprio pianeta corrispondente e ad un motto ermetico. Ad esempio, sotto il simbolo di Saturno e quindi del piombo è possibile leggere: Quando nella tua casa neri corvi partoriranno bianche colombe, allora sarai chiamato sapiente. O ancora, il simbolo di Marte e quindi del ferro è legato all'iscrizione: Chi sa bruciare con l'acqua e lavare col fuoco fa della terra cielo e del cielo terra preziosa. Due immagini che dovevano raffigurare il dio egizio Bes sono oggi ai lati della Porta Magica e fungono da custodi, per nulla amichevoli, degli enigmi che ancora oggi riserva.